Gentili telespettatori, benvenuti a questa particolarissima puntata di Punto Fermo, alla 23ª edizione. Aurelio Atti, il mio coautore, dice che sono più gli anni, ma noi ufficialmente diciamo 23ª edizione. È una puntata speciale dedicata ai club service, al ruolo e agli obiettivi che hanno queste associazioni, soprattutto di volontariato, di solidarietà, di impegno sociale nel territorio. Quindi meritano lo spazio per comunicare, lo spazio televisivo per comunicare le varie attività. E ospiti naturalmente di alto livello con cui converseremo. E accanto a me la signora Carola De Paoli, che mi rappresenta presidente dell'ANDE, cioè Associazione Nazionale Donne Donne Elettrici, Elettrici. diremo dopo. Il dottore Franco Zira, che conoscete benissimo, rappresenta il Grazie. Chivanissi. Il professor Giovanni Cialauro e il dottore Carmelo Vitello, che ritorna felicemente a Punto Fermo, rappresentano invece Lions Chiaramonte, cioè un'area del Lions generale della provincia, e poi Maria Grazia. Però abbiamo anche altri due ospiti che chiamerò come testimonial: l'ingegnere Dino Barone, mio grande amico, non so se concorrente, per l'attività creativa che esprime, naturalmente dedicata a Pirandello, come facciamo noi col Pirandello Festival. E lui invece ha creato questo bellissimo parco letterario che è sempre in attività con tanto sacrificio. E ne parleremo. E il professore Guido Pangucci, che ho voluto ospite in questa puntata, proprio perché ci parlerà intanto di un volume, che io faccio vedere immediatamente, su un eroe dimenticato, che è un favarese, il professore Marrone, di Favara, che è stato un grande protagonista nella vicenda storica dell'antifascismo e dell'antinazismo, e poi morì infatti in un campo di concentramento. È considerato, il professore Marrone, pare che Carmelo, ma, no, Calogero Marrone, è considerato il Perlasca favarese siciliano. Quindi tanti argomenti, un calderone. Ringrazio i tecnici che ci seguono, Teleacas, perché siamo in situazione di emergenza per le trasformazioni dello studio, ma noi non ci fermiamo mai. Allora, la signora Carola rappresenta l'ANTE. Allora, vediamo qual è la ragione sociale di questa associazione, intanto. È una domanda che faccio a tutti e poi andiamo ai dettagli, ai particolari. Dobbiamo ripercorrere brevissimamente le origini di questa associazione, appunto Associazione Nazionale Donne Elettrici, che risalgono al 1946. L'associazione fu fondata da Carla Orlando Garabelli proprio per far accrescere, stimolare negli elettori una maggiore coscienza politica, ma soprattutto nelle elettrici che ancora quando Il non ritardo avevano, rispetto, sì, esatto, il certo. diritto di voto, che poi acquisirono appunto nello stesso anno di fondazione Beh, ma dell'associazione. ora comunque la consapevolezza c'è, Sì, quindi voi mi sicuramente, rivolgete. sicuramente. Io volevo precisare questo, che quindi l'associazione è nata per questo, continua a perseguire uno scopo fondamentale legato al diritto di voto, che è quello di combattere l'astensionismo Ah, e ho quindi capito, sì. combattere Ma non l'indifferenza nei solamente alle donne, confronti, ma no, in tutti, di certo, tutti, è chiaro. di tutta la società, di tutti gli elettori, le elettrici, di tutti. Quindi avere sempre l'attenzione ferma sull'esercizio del diritto di voto, e quindi quando noi parliamo di coscienza politica ci vogliamo riferire alla responsabilità che è Responsabilità inerente, sociale e bravissimo, civile. esatto, inerente appunto all'esercizio del diritto di voto, perché tramite Il questo voto si si può esprime sia influire per e dare un determinare. indirizzo allo sviluppo sociale, ma anche per le tutele delle guarentigie democratiche, che poi sono la premessa giusto di ogni Ti contesto ringrazio, ma civile. torneremo a parlare molto. Intanto risaluto e ripresento il dottore Franco Zicali, che è un po' il promoter del club Chivanis, club di Agrigento, un club più forse più ridotto rispetto agli altri come numero di partecipanti, ma non so, però che è molto presente nel territorio, soprattutto con attività culturali. Franco, allora, dacci un po' le linee generali, in generale, poi ci torniamo, di questo prossimo anno. Credo che prima di tutto dobbiamo dire che il Chivanis ha una specializzazione, è servire bambini.
Bene. Per cui questa organizzazione che a livello mondiale ha oltre 103 anni, ma ad Agrigento è dagli anni 80, esattamente dall'83, si occupa di tutti i minorenni e velocissimamente. Le nostre attività principali negli ultimi decenni sono stati l'organizzazione del concorso letterario Modello Pirandello, di cui tu sai tutto, essendo stato l'ideatore iniziale, e con la riproposizione a tutte le scuole d'Italia, istituti superiori, di una novella ispirata al grande agrigentino. Tematica pirandelliana. Come ricordi, negli anni passati abbiamo anche tentato di esportarlo all'estero con un'edizione tedesca e un'edizione spagnola. Perché voglio dire, Pirandello è laureato in Germania, notissimo in Spagna. In Spagna, non solo, ma la sua tematica, ma non ci dilunghiamo, sì, certo. E colpisce ancora, soprattutto il suo modo di fare novelle, cioè qualcosa che oggi è molto attuale, breve, immediatamente deve colpire e deve lasciare sospesi. Ne parleremo dopo. Allora il professore Celauro, che se si sposta un po' più avanti, prende il microfono per favore. Il professore Celauro è presidente o neopresidente della Club Service Lions Chiaramonte. Chiaramonte è bello per il suo denominazione Chiaramonte, perché ci rimanda alla linea della cultura chiaramontana, dei castelli chiaramontani, da Siculiana a Favara, da Calmuto, è pieno di castelli bellissimi, Anghenaro, suo bel castello, insomma. Poi quello di Siculiana è un castello di villeggiatura, non di difesa. Come mai questo Club Service Lions Chiaramonte? Perché nasce? Allora, premetto che il Club Lions assume questo nome dopo tanti anni di storia. Si chiamava prima Siculiana Eraclea Caporossello. Questo Chiaramonte è più suggestivo, sì. Storicamente è più suggestivo, perché è stato voluto questo nome proprio perché si è un pochettino ampliato il bacino, diciamo, di raccolta, di provenienza dei vari soci. No, ho capito, sì. Mentre prima, quando è stato fondato il club, i soci fondatori provenivano da Cattolica Eraclea, provenivano da Real Monte, territorio vicino, sì. E da Siculiana, diciamo. Poi col tempo il bacino di provenienza si è ampliato, coprendo tutta una zona che nel passato è stata governata dai Chiaramonte. Bello. Appunto per questo bello. Quando ci siamo riuniti più volte, allora era presidente Carmelo Vitello, io ero il suo segretario, fra parentesi, il presidente da noi dura un anno. Sì. Non più di sono purtroppo che o per fortuna anni. Dura solo un anno. E in quell'annata abbiamo pensato di onorare tutti questi che provenivano da tante altre zone. E chiamando... Ma l'idea di che è stata di attribuire questa denominazione Chiaramonte? Ma l'idea è Carmelo Vitello. È stato un po' Carmelo, un po' io, un po' qualche altro socio, non so, il dottor Alfano, per esempio. Chi? Michele Alfano, il dottore Michele Alfano, sì. Che discuteva assieme a noi, perché c'era la possibilità di denominarlo diversamente, ma era frequente la parola Valle dei Templi, eccetera. Ma dai il microfono. Non veniva in mente Chiaramonte, fino a quando poi il bacino questo nome. Ecco, si è scelto questo nome. Il dottore Carmelo Vitello, che è stato nostro ospite, oltre che essere un medico di prestigio, cardiologo, e anche un uomo che impegno nel sociale, ma anche in politica, eccetera. Mi pare che tu sei una sorta di coordinatore generale di questi club, Carmelo. Sì, in quest'anno ho la carica di presidente di zona. Presidente di zona nella organizzazione lionistica è colui il quale organizza e coordina il lavoro di alcuni club. Ma i club tra di loro sono d'intesa?
Ognuno va per la propria strada. Diciamo che i club hanno un loro programma, seguono quelle che sono alcune linee date dal governatore su alcune tipologie di servizi, però ognuno di loro è autonomo e può svolgere un programma che a volte è indipendente. Ok, certo. Per aggiungere qualcosa al nome del club Agrigento Chiaramonte, i nostri club in genere hanno un nome che in qualche modo si rifà al territorio su cui operano. Siccome in quel periodo le club Siculiana, Eraclea, Caporossello era un pochino carente di persone del territorio, avendo ampliato il bacino di iscrizione di soci verso Favara, dove c'è un castello chiaramontano che opera abbastanza bellissimo nel territorio, e Siculiana ha un suo altro castello che opera, dove opera voi lo sapete tutti, quindi essendo che si era allargato dal punto di vista territoriale verso Favara col suo castello, abbiamo pensato di cambiare il nome. Ma perché non l'allargate anche agli altri paesi dove ci sono i castelli chiaramontani, Naro, Sciacca, insomma ci sono diversi? Beh, lì, no? Ci sono i servizi territoriali che, e comunque è un'idea che possiamo accogliere e sviluppare. Ora ci torniamo, Carmelo, lo permetti. Intanto vorrei ritornare alla signora Carola e se Filippo riesce a inquadrare un po' di documentazione, Carola ci illustra, sì, le attività, sì, questi, i profili della violenza, sì, questo è... e questo mercoledì 21 marzo, una cosa, già fatta, no? Una cosa passata, sì, sì. Ecco, bisogna indicare gli anni nella locandina, sì, no, poi... passato. Allora, mentre quello che andrò a fare, poi ne parlerò dopo, sì, vediamo, intanto parliamo anche di questo. Niente, volevo dire a precisare e a integrare quanto dicevo poco fa, che quello rimane sempre una nostra caratteristica fissa, indicata anche dallo statuto, cioè combattere l'astensionismo e quindi intervenire. È proprio questo, sì, la ragione. Un attimo, un attimo, non credo, no, no, assolutamente Mario, assolutamente. Intanto io faccio... Volevo dire che rimane fermo negli anni e quindi tutte le volte che vi sono le competizioni elettorali, soprattutto le amministrative, noi facciamo la nostra attività appunto collegata a quello che avevo detto, a combattere l'astensionismo, ma abbiamo anche, siamo rimaste sul territorio ad Agrigento da oltre 30 anni, in Italia come dicevo dal 1946, proprio per svolgere un'attività di carattere sociale, precisamente affrontando delle tematiche che possono essere o di interesse nazionale o squisitamente locale, ma comunque di interesse di grande attualità sull'economia, sui problemi sociali, su tutto, sì, quello che c'è. Abbiamo visto già, ecco perché appunto alcune locandine, laddove per esempio ad Agrigento si è parlato negli anni, sono presidente da 3 anni, si è parlato... E quando dura? Lì dura un anno dai Lions il presidente... Qui invece tre anni da statuto. Quindi sei in scadenza? No, non sono in scadenza perché ho completato i 3 anni e il direttivo e l'assemblea hanno chiesto, sì, hanno voluto, diciamo che per un altro triennio mi hanno confermata. Quindi loro, bontà loro, insomma. Quindi, te lo meriti, non sai che te lo meriti. Insomma, comunque certo, evidentemente grazie alla loro insomma, anche stima che hanno nei miei confronti, che sicuramente... E senti, scusami, in provincia è un'associazione, sì, unica, sì, o è come la sezione, che... No, diverse città d'Italia hanno la sezione, quindi sezione di Agrigento. Noi abbiamo anche delle socie che sono iscritte, che fanno parte che abitano in provincia e si fanno iscrive. Riferimento alla sezione di Agrigento. Quindi negli anni, come dicevo, abbiamo affrontato il tema della violenza, per, sì, esempio in genere, o la violenza sulle donne, abbiamo affrontato il tema dell'illegalità, abbiamo parlato anche dell'Europa, perché ti l'Europa... Chiederò se poi su questi argomenti ci sono dei riscontri. Sì, te lo, cioè, dico, nelle me lo chiedi dopo? La risposta è dove? Te nelle la scuole, dopo, nelle strutture, nelle, okay, istituzioni. Perché invece volevo coinvolgere, c'è una ragione, il dottore Zicari, con questo bellissimo calendarietto, c'è, cioè, questo bambino, perché? Perché oltre modello Pirandello non fa solo questo, chi va, certo, ad Agrigento. Sarebbe, si occupa, imitativo, soprattutto presso le scuole, e in particolare le scuole medie, inferiori e superiori, in questo biennio, diciamo dall'anno scorso a quest'anno,
intanto dei minori non accompagnati e quindi di tutto il problema insieme all'NHCR della accoglienza per i minori stranieri. E quest'anno, in occasione delle dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'infanzia il 20 novembre, abbiamo coinvolto la scuola media Anna Frank con la disponibilità di tutto il corpo insegnante e dirigente in una ricerca intitolata Noi e gli altri, cioè le classi e gli insegnanti, gli alunni, invece di fare soltanto una rimasticatura di quelli che sono gli articoli della dichiarazione dei diritti, hanno voluto applicarla proprio con un concorso mettendo in confronto loro, la loro situazione alimentare, di libertà, di diritti, con quella degli stranieri. E ti dirò che abbiamo avuto dei risultati fantastici, c'è una partecipazione, abbiamo raccolto in un solo plesso 100 componimenti, chiaramente di una paginetta. I temini in sì, classe. Sì, però che mettevano proprio a confronto la situazione del singolo bambino con quella degli altri che per loro non erano altri. Ti ho fatto questa specifica domanda perché abbiamo raccolto alcune bellissime frasi di scrittori nazionali e internazionali sui bambini e sul valore del rapporto tra bambini, genitori e gli altri, che gli sentiremo. Altri. Però ti fermo perché voglio sentire invece ancora Giovanni Gialauro e dottore Vitello, perché loro hanno invece, come dire, avviato la loro attività anche sul tema del diabete nei minori, mi pare. Carmelo Vitello lo chiedo come medico e poi a Giovanni Gialauro, questo è la pace. Carmelo. Sì. Quindi avete un tema specifico, l'avete sviluppato, lo state sviluppando, come vi muovete? Sul problema del diabete nei bambini nelle scuole, diciamo che i Lions in generale attenzionano il problema del diabete dappertutto, perché si sono resi conto che in Sicilia per esempio c'è un'incidenza di diabete rispetto alle altre regioni molto aumentato. E quindi c'è un'attenzione particolare, c'è la giornata del diabete. Carmelo, scusami, la percentuale dei bambini diabetici è elevata rispetto alla popolazione? La percentuale? Diciamo che è presente nelle scuole, però non è un dato molto evidente perché si tenta di non evidenziarlo. Ma perché la patologia in un minore da parte dei genitori si cerca sempre di non palesarlo, però è presente ed è importante perché la gestione di un alunno nella scuola è difficile in quanto non c'è un personale adatto ad affrontare il problema. Quindi il Lions, in questo caso il nostro presidente, ha fatto un corso di formazione per docenti nelle scuole portando degli specialisti che hanno formato i docenti sul modo di affrontare il diabete nei bambini qualora i bambini diabetici avessero un problema di eccesso di glicemia, quindi un coma diabetico o una crisi ipoglicemica. Spiegate il rischio, il pericolo, l'intuazione, diciamo, di piccola emergenza o di grande emergenza, chi interviene alle scuole, chi se la piglia? Ci dovrebbe essere un presidio sanitario, o no? E Giovanni, vuoi... Il presidio... Noi intanto ci impegniamo a, diciamo, a formare i docenti, a sensibilizzarli verso il problema, a formarli in caso di emergenza. I docenti. Non succederà mai all'intervento. Non c'entra niente, perché quando si manifesta per esempio un eccesso glicemico, il bambino ha tanti sintomi che spesso non vengono nemmeno riconosciuti. Ora, chi ha tenuto questo corso, che poi è il dottore Alfonso La Loggia,
che è un personaggio in quest'ambito perché è componente della Commissione Nazionale Diabete Infantile. È responsabile, cioè, spiega del come individuare i sintomi? Sì. Ha spiegato proprio quali sono i sintomi che si manifestano nei bambini e come intervenire senza lo spauracchio di dover di sbagliare, quindi di fare più danno che quante scuole avete contattato? Per adesso ne abbiamo contattato una, abbiamo riscontrato l'entusiasmo degli stessi docenti, sì, degli stessi docenti e del dirigente scolastico. Ma il dirigente scolastico è informato se un ragazzino ha questa patologia? Sì. I genitori glielo comunicano? Sono i genitori, no? Che comunicano al dirigente scolastico la patologia del figliuolo. Il problema si manifesta semmai quando c'è qualche eccesso, qualche picco, diciamo, di glicemia. Certo. Quando non c'è il dirigente, perché sta in ufficio possibilmente ad occuparsi d'altro, è l'insegnante alle prese con il caso immediato. Che fa? Bene. Bisogna intervenire. Ecco che il dottore Laloggia ha spiegato in maniera molto chiara. Un corso di formazione. Come intervenire. Ti ringrazio. Ritorno allora ai bambini, dato che parliamo di ragazzi e di bambini, come dicevo poco fa, perché ho raccolto alcune brevi frasi di scrittori famosi di tutto il mondo, nazionale e internazionale, che Maria Grazia, la nostra brava Maria Grazia, e la nostra attrice e protagonista del Pirandello Stable Festival, leggerà due, tre battute e poi voglio ascoltare il primo testimoniale della serata. Prego. Prego Maria. Nell'ordine stabilito. Nulla di quello che tu fai per i bambini è mai sprecato. Essi sembrano non notarci, librandosi, evitando i nostri occhi e raramente ti ringraziano, ma ciò che facciamo per loro non è mai sprecato. Garrison Keillor. Due. Forse tutti i bambini che sono sfortunati da piccoli diventano grandi prima degli altri. Ascoltiamo questo. Jim forse i bambini Ron. Che nascono sfortunati, forse diventano grandi più velocemente, maturano più velocemente. Prego. Il bambino non è oggetto d'amore perché è bello perché è oggetto d'amore. Jim Rohn. Bene. Proseguiamo con la quarta. Ci completiamo questa paginetta. Quante lingue può imparare un bambino? Tante quante avrà il tempo di insegnargli dedicandogli del tempo. Jim Rohn. Non esiste nulla che si adatti al palmo di un adulto come la mano di un bambino. Nulla sembra più naturale e nulla risveglia maggiormente il nostro istinto protettivo. Gregory David Roberts. L'ultima? Era questa. Questa era? Sì. Abbiamo già completato. Allora, io vi lascio la domanda e poi vi chiedo la risposta, anche se già Carlo l'ha prenotata, il rapporto tra gli adulti e i bambini, rapporto nel tempo. Si fa riferimento al tempo e a quanto tempo, poi la rileggiamo quella frase, a quanto tempo bisogna dedicare il bambino o è obbligatorio dedicare ai bambini. Allora, avevo già annunciato la presenza del mio grande amico, se mi date il microfono per favore, questo, ingegnere Dino Barone, che, con cui facciamo una grande battaglia a favore della promozione della cultura territoriale in generale. La settimana scorsa abbiamo dedicato una bellissima puntata alla storia dei fratelli Licausi, che ripeteremo nel tempo. Ma l'ingegnere Barone, come il Pirandello Festival che dirigo io, siamo lì sempre sul territorio. Allora invito l'ingegnere Barone, prego Dino, puoi avvicinarti, ti facciamo una interessante intervista sulle attività che stai sviluppando. Mettiti qua accanto a me in piedi, sì, così da questa parte. Va bene così? O siamo messi male da questa parte? Sposta la sedia, ci penso io. Allora Dino, tu sei sempre pieno di attività, il tuo parco letterario è giù al Causi, posto meraviglioso per il valore culturale che ha, è sempre comunque frequentato, pieno di... E tu hai una forza enorme. Quali sono i progetti immediati del parco letterario? Ma innanzitutto, partecipare attivamente all'evento di quest'anno, che è quello del... Noi l'abbiamo chiamato, pur aderendo al marchio Agrigento 2020, sì, l'abbiamo chiamato per una sorta di distinzione identitaria,
Acragas 2600, perché beh, sono 2600 anni alla fondazione. E devo dire che già il giorno 29 dicembre abbiamo avuto un prologo con la venuta di un gruppo di turisti siciliani dalla zona di Catania che hanno partecipato attivamente alla giornata che abbiamo dedicato per questo prologo con i nostri prodotti. Il prodotto principe, sapete benissimo, che è il viaggio sentimentale. È quello tutto che abbiamo, basato sul Pirandello. Tutto basato su Pirandello e poi tutte le altre attività attorno che sono la visita guidata della casa di Pirandello, la visita guidata e diciamo, l'accoglienza al questo caffè letterario. Lo sviluppo consisterà nel diciamo, una serie di attività che si svolgeranno sicuramente dopo i lavori che faremo, pensiamo che i lavori che ci hanno, diciamo, abbiamo vinto con un concorso regionale, sì. Questi lavori dovremmo farli, bandito dalla regione siciliana, e dovremmo sistemare e aggiornare un po' la sistemazione interna del caffè letterario, il cosiddetto Emporio delle Emozioni e qualche parte adiacente per potenziare le attività teatrali. A proposito di attività teatrali, chiaramente già abbiamo predisposto, partecipando anche con il programma nostro all'Agrigento 2020, alla riproposizione, però cambiando il nome per non offendere chi in effetti l'ha ideato, la settimana pirandelliana, noi l'abbiamo chiamata, speriamo che rilanciarla quest'anno, nuova settimana pirandelliana nel cerchio del caos. Dovrebbe essere l'ultima settimana che va a cavallo fra la fine di luglio e i primi di agosto. Poi ci sono due chicche che quest'anno speriamo di fare all'interno di queste attività, fuori dalla settimana però, i famosi tramonti di Pirandello, quindi aspettando il tramonto e soprattutto lo spettacolo alle 4 di mattina. Alle 3 di mattina? No, alle 4 di mattina, quello sull'Aurora. Quello delle 3 non può mancare perché il 28 di giugno è una giornata che è stata sempre sacra, fin da quando Pirandello, diciamo, è caduto su questa terra, diciamo, benedetta come lucciola. Pertanto ci sono tantissime attività, ci sono tante prenotazioni per il fatto che quest'anno, diciamo, abbiamo anche allargato il parco letterario ad altre attività. Il parco letterario è un progetto culturale, come hai detto tu, di turismo culturale, ma è anche un progetto di una città nuova, la città teatro. Agrigento non deve chiamarsi più. È un vecchio progetto che esiste, ma che però ancora molti non conoscono. Allora facciamo così, siccome tu hai tante attività, ti chiamerò molte volte per illustrarle nel momento ringrazio, la settimana prima, quindi sono, giorni prima. Siamo felici di essere allora, solamente il prossimo appuntamento il prossimo appuntamento, a parte che il 7 marzo faremo la giornata delle donne. Prima, questo è poco prima, diciamo, ora giorno 31 di gennaio abbiamo invece un incontro importantissimo con l'Associazione Libera, perché abbiamo aperto il caffè letterario come la tua associazione, che non è la nostra concorrente. La nostra concorrenza è leale, come purtroppo ad Agrigento non avviene spesso, e questo lo devo dire non con tono polemico ma con tono quasi ironico, amicale o critico, va bene. E invece, per esempio, con l'Associazione Libera e altre associazioni che vengono a occupare quella giornata, è una giornata dedicata al problema sempre della mafia e quindi, diciamo, della legalità. E parteciperà il procuratore il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, dottor Levella, eccetera, e non vado oltre. Questo sarà che abbiamo già presentato anche il 31 di gennaio, quindi fra qualche giorno. Ti ringrazio, auguri, buon lavoro, ci rivediamo spessissimo. Avevo lasciato i miei ospiti ad un quesito. Intanto, Carola, avevo chiesto una domanda per una risposta successiva. Ti ricordo la domanda? Certo. Io non me la ricordo. Sostanzialmente tu ti chiedevi come siamo organizzati in questi convegni che facciamo e quale riscontro c'è. Esatto, questo il riscontro, perché a volte tematiche specifiche, soprattutto per quanto riguarda, come dire, la sollecitazione al voto.
No, ma non solo questo, non solo questo principalmente. Sì. Poi dicevamo, noi praticamente abbracciamo delle tre macro tematiche, sì, che sono quelle riconducibili alla giustizia sociale, alla qualità della vita e alle pari opportunità tra uomini e donne. Quindi si capisce che lì ci rientra tutto c'è, i problemi, chiaro, tutti i problemi che man mano noi abbiamo trattato. E come li trattiamo? E questo va a cadere anche a interessare la risposta al quesito che mi facevi poco fa. Noi li trattiamo sempre in convegni che chiamiamo, difatti diverse volte Teleacquest è intervenuta, sì, sì, siccome, interviste, no, eccetera, e sa che li chiamiamo convegni dibattito, perché chiamiamo dei relatori, perfettamente, aperto al pubblico, chiunque può intervenire. A volte, spesso siamo al Circolo Empedocleo, sì, che è la nostra sede, ma è capitato anche all'Accademia di Belle Arti o alla Casa San Filippo. Insomma, a Temenos ho visto su iniziativa. Oppure anche alla Biblioteca La Rocca. Quindi chiamiamole delle persone di spicco, dei professionisti che parlano della problematica. Abbiamo affrontato per esempio diverse volte il problema della comunicazione, che è di fondamentale importanza in qualunque momento. Chi dovesse chiamare il dottor Aurelio Patti, che è uno specialista della comunicazione. Il dottor Aurelio Patti è un fedele, diciamo, ci segue fedelmente. Seguace, un seguace fedale, seguace. Ma dimmi una cosa, scusa, poi continuiamo. Sì. Quante siete le iscritte in questa associazione? 35 circa. Ah, quindi non moltissime. Circa. Però noi puntiamo alla qualità. Naturalmente persone che si impegnano molto, che sono impegnate nei vari settori, quindi abbiamo diversi, come rappresentanti, diversi settori del sociale. Ti chiederò un'altra cosa, ma dopo, come è distribuita? Solo. Sì, velocemente. Che in questi incontri dibattito il pubblico ha la possibilità di intervenire alla fine, sì, proprio facendole, e quindi riserviamo sempre questo spazio per poter interagire e quindi interessare la platea. Questo è importante. Certo, allora ritorniamo al rapporto ai bambini, al rapporto ai bambini sfortunati che hanno delle problematiche, al rapporto tempo e interrelazione con gli adulti, e parto da Carmelo Vitello questa volta. Carmelo, allora, il tempo è fondamentale nel rapporto tra gli adulti e i ragazzini in generale, ma in particolare immagino con i ragazzini che hanno delle difficoltà. Prendi il microfono, Carmelo. Tu sei un medico, dunque... Il tempo da dedicare ai ragazzini. Esatto, il rapporto, sì. Il rapporto con i bambini che hanno particolari difficoltà. È chiaro. Beh, io ritengo che debba essere un rapporto continuo, costante, perché per quanto riguarda la mia professione, che è di medico, non si limita quasi sempre a un occasionale controllo fisico di eventuali patologie, ma è indirizzato anche a mantenere una connessione con i bambini meno abbienti, con i bambini un po' disabili, perché rappresentiamo, almeno noi medici, un punto di riferimento che, qualora venga consolidato e individuato dal bambino, crea un ancoraggio che è definitivo. Quando un medico riesce a mettere su questo rapporto, questo ancoraggio, il bambino va dal medico compiacente, fiducioso, e si apre molto spesso, si apre molto più che con i genitori? Che con i genitori. Addirittura. Molto più che con i genitori. Fammi chiedere a Giovanni se nelle vostre, piglia il microfono Giovanni, professore Cialauro, se nei vostri incontri con le scuole trattate anche nel corso di formazione il rapporto con i bambini che hanno difficoltà, in particolare problemi di carattere diabete. Cioè, se c'è un modo, so, o nel corso di formazione, se si suggerisce un modo di rapportarsi specifico a questo ai bambini, se nel corso di formazione questo aspetto è stato affrontato, o vi state limitando per ora al soccorso immediato dei bambini che hanno qualche difficoltà.
Diciamo che l'obiettivo principale era quello di sfatare un mito, che è quello di avere paura del bambino che sta male, per cui l'unica soluzione è chiamare il 118 o chiamare l'ambulanza, eccetera, eccetera. Che significa avere paura dei bambini che quando, in difficoltà? Quando un ragazzo... Paura c'è di poter intervenire? Sì, sì, sì. Ma in questo senso... Quando non si sa come intervenire... Esatto, allora sì. Allora l'unica soluzione è quella di chiamare il 118 o chiamare un'ambulanza. Bene, questo è stato superato, ampiamente superato dal corso di formazione. Ma perché è sempre delicatissima questa storia. È delicatissimo, ma non ci vuole per intervenire tanta scienza. Perché è stato così concreto il relatore che ha spiegato passo passo come fare. Ecco. Ma è chiaro che il problema... Questo quanto tempo fa l'avete fatto questo corso di formazione? L'abbiamo fatto il 29 di novembre. Novembre. 29 di novembre, diciamo, l'abbiamo fatto. Circa due mesi fa. Sì. Senti, ma la dirigente scolastica vi ha chiamato e vi ha detto se c'è stato qualche caso in cui poi il docente è stato in grado anche minimamente di intervenire? No. Ha individuato almeno un minimo di sintomo, allora, ed ha chiamato in soccorso poi naturalmente il presidio sanitario. No. Il dirigente non ci ha chiamato, è il Club Lions che ha come motto "We serve", cioè noi serviamo. No. Abbiamo individuato se il problema. Per caso, dopo il vostro corso, si è verificato il caso che qualche docente ha intercettato in un ragazzino un sintomo tale da dover intervenire. Non sapete se dopo il corso non abbiamo notizie, questo dato. Dati in questo senso. Però secondo me dovreste chiederlo. Dovremmo a distanza di 3 mesi, 6 mesi, per vedere il tipo di azione che avete fatto e il tipo di risposta che ne deriva. Sì, certo. Potremmo anche metterci in contatto con le scuole dove andiamo a sviluppare i servizi per vedere un poco se il nostro lavoro, la nostra attività è stata utile e ha inciso realmente e concretamente sul territorio. Ma in ogni caso, e abbiamo dotato le scuole anche di glicometro, in maniera tale da intervenire direttamente con la misurazione della glicemia nel sangue per rendersi realmente conto se i sintomi sono quelli che ha evidenziato il relatore e se sono quelli su cui si deve intervenire. Scusa, ma volevo chiedere a Carola, dire solo, e poi passa al professore Zica intanto anche su questo argomento, perché il Chivas ha come tema i bambini, quindi siamo proprio, a parte il Chivas ha dedicato in altri tempi i temi generali al bambino, voi avete una directory mi pare, su, però volevo chiedere, mentre loro hanno certo difficoltà poi a registrare, ma sarebbe importantissimo fare questo tipo di lavoro a distanza di 3-6 mesi, vedere se sono stati dei casi in cui i docenti sono stati in grado di intervenire, di dare un aiuto, di mettersi, come dire, adeguatamente in moto. Voi però la vostra azione di sollecitazione al voto la potete registrare da una lezione all'altra, se aumenta o meno l'interesse per il voto, se la percentuale dei votanti aumenta o meno. Mi pare invece che questo interesse non sia elevato. Infatti proprio per questo noi continuiamo incessantemente in occasione di ogni elezione, non soltanto, stavo accennando poco fa, a quelle amministrative locali che ci sentiamo sulla pelle di più perché si capisce. E quella hanno una percentuale elevata, certo. Per esempio, per dire, quando abbiamo avuto il referendum famoso del sì e il no, sono venuti, abbiamo fatto venire professori dalla Sapienza di Roma, che professori dell'Università di Palermo, diritto costituzionale, che hanno parlato in modo diciamo asettico, cioè, c'era uno che parlava per le ragioni del sì, cioè, chiaro, e l'altro è evidente. Con le pari opportunità, per cui noi curiamo sempre, e così quando abbiamo avuto il referendum sull'Europa alla prossima elezione amministrativa a maggio da dirigendo, voi dovreste verificare rispetto alla percentuale dei votanti dell'ultima volta se c'è un incremento o meno e se quindi la vostra azione è un'azione che dà qualche minimo risultato.
stato. Allora, noi anche se le percentuali sono elevate, certo, e le amministrative in genere. Noi, comunque già ci stiamo organizzando, ci stiamo premonendo, pensiamo intorno al mese di aprile, ancora la data certamente non è stata fissata, come sempre, come ogni volta che ci sono le elezioni, chiamiamo tutti i candidati. Tutti i candidati li convochiamo, storicamente è stato fatto. E perché che li chiamate, scusa? Perché affinché tutti insieme espongano il loro programma. Finora hanno onorato questo impegno tutti, lo devo dire. Vabbè, e abbiamo fatto tutti, ultimamente. Scusa. Beh, è anche un fatto di, come dire, promozione personale. Promozione, sì, però la promozione personale generalmente sono tentati i candidati di farla da soli. Invece venire tutti insieme, tutto assieme, per cimentarsi esponendo il proprio programma, certo, e con il pubblico che fa domande in diretta, è stato per esempio molto vivace nel corso delle ultime, in occasione delle ultime elezioni al Circolo Empedocleo, e quindi ovviamente la vivacità è sintomo di riuscita delle elezioni. Ti ringrazio, ritorno invece al problema dei bambini chiedendo al dottore Zica, perché hanno dedicato diversi anni alle attività, proprio al progetto bambini, diciamo. E io devo fare una confessione. Ogni volta che ritorniamo, io ormai dall'85 quasi ogni anno, quindi con continuità, nelle scuole elementari, medie e anche istituti superiori, resto sempre meravigliato, perché che se ne dica della scuola italiana, c'è un livello di partecipazione a temi che non siano immediatamente scolastici altissimo, e il nostro ruolo, che è quello di stimolo e di suggerimento e di affiancamento, perché il lavoro lo fanno le insegnanti, lo fa la scuola con le sue attività, è sempre fortissimo. Io faccio due soli esempi. Se la partecipazione è perché è un'alternativa a stare allo studio in classe, o se invece è una partecipazione... Con due esempi. Uno, terza media Anna Frank, ci hanno fatto vedere un video da loro realizzato di livello altissimo, non per togliere niente ai livelli, sul tema integrazione dei minori non accompagnati. Ora ti chiedo allora. Scusami, è un altro fondamentale. Scuola elementare di un altro plesso, sempre della Anna Frank, hanno fatto dei cartelloni, ma a livello di centinaia di cartelloni, sul problema dei diritti. Il problema dei diritti? Dell'infanzia. Domanda, la percentuale di, come dire, di contributo che danno i ragazzini e la percentuale di contributo che danno i docenti, perché tante volte i video fatti benissimo, è chiaro che è il docente che interviene e fa un video con i ragazzini. Tu non che è dici? Così, non è così nei due casi che ho citato io. Uno, hanno aiutato me, che avevo tre filmatini, tra cui i diritti dell'infanzia suonati rock, che non riuscivo a farli partire, sono venute tre ragazze che avevano realizzato e hanno fatto partire tutto, hanno dato lezioni a me, così come per i cartelloni, tu vedevi quanto lavoro di spontaneità c'era, e l'esempio è in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto dentro la scuola, in tre classi c'erano alunni diversamente abili che sono stati protagonisti. Quindi altro che gli insegnanti, gli alunni avevano... Voglio chiedere al professor Pangucci, che sarà il nostro ospite, testimonianze, ma abbiamo un altro argomento da trattare, che il professor Pangucci è stato dirigente scolastico per tantissimi anni. Però, poiché si parla di bambini e dei ragazzi, voglio farvi leggere la ringrazia Filastrocca per i bambini. Una cosetta che ho trovato, mi sembra simpaticissima, col microfono, e poi invito il professor Pangucci. Prego, Maria. Guarda, facilissima e semplicissima. Filastrocca della solidarietà. Un raggio blu scende dritto e sicuro. In onda di luce tutto quello che è scuro. Un raggio rosso mi riempie d'amore, donando ad ogni cosa forza e calore. Un raggio giallo colora i miei pensieri, li rende positivi e sempre più veri. Un raggio arancione mi darà una mano per darla ad un altro,
ci porterà lontano. Un raggio viola ad ogni cosa dà il sapore di bello, vero e buono, è pieno di stupore. Un raggio verde mi regala energia, pazienza e fiducia, è pieno d'allegria. Un raggio color indaco, con ritmo e vigore, mi segna la direzione dall'universo al cuore. Scendono e salgono, come un torrente luminoso, sette raggi di luce, colorano ogni cosa. E mano nella mano, con generosità, innalzano il ponte della solidarietà. E tutti noi ragazzi della nuova generazione saliremo questo ponte e prenderemo posizione. Canteremo tutti insieme una grande melodia e il nostro motto sarà che regni luce e armonia. Di Reginald Orbon. Bene, applauso a Maria Grazia. Se mi passi, passate il microfono. Allora, questo è il volume che ha portato il professore Pangucci, che invito Guido Pangucci, mio collega, mio amico da sempre, su questo grande personaggio che è Calogero Marrone. La copertina riporta Calogero Marrone, capo dell'ufficio anagrafe del comune di Varese, assassinato a Dachau per avere aiutato gli ebrei e gli antifascisti durante l'occupazione tedesca. Allora, invito Guido Pangucci, prego Guido. Grazie di essere intervenuto, è importante perché la trasmissione, da questa parte Guido, prego, prego, prego. La trasmissione andrà in onda proprio anche il giorno 27, che è il giorno della memoria, 27 gennaio, il giorno della memoria. Perché hai portato questo libro e cos'è che ti ha entusiasmato o incuriosito o culturalmente, non so, attratto? Dunque, diciamo, dalla vita di questo personaggio. Tu sai che io insegnavo italiano e storia, ma amavo molto di più la storia. No, la storia? Io amo molto più la letteratura. Bene. Vabbè, andiamo, avanti, dai, ma queste sono cose che incontro. Io ricordo che quando i ragazzi, nella nostra ragioneria, circolò un giornaletto che si faceva periodicamente, sì, sì, in cui risultò che la materia che più i ragazzi odiavano era la storia. È vero, sì. Entrai in classe come una bestia, disse: ragazzi, siete dei deficienti. La storia, come dice ora una frase adesso, siamo noi. Allora alla lavagna scrisse istoria in greco. Ma come sta scrivendo presto? In tedesco? No, questo è tedesco. Vabbè, però andiamo. No, no, velocemente, velocemente. Poi disse che ecco, il termine veniva derivato da una parola ittita della civiltà, significa colui che vede. Quindi noi siamo testimoni del nostro tempo. Bene, detto questo, bene, è importante, vediamo l'interesse che ti ha spinto a esplorare. Allora, mi ha spinto innanzitutto questo volume e cosa ci comunichi. È un volume che è stato difficilissimo recuperare perché la casa editrice è fallita. Uno dei due è morto e non si riesce a trovare in commercio. L'ho trovato in maniera molto difficile. Voglio ricordare che c'è qualche altro volume pubblicato. Sì, sì, lo so, se ce ne sono. Gerlando Cilone. Sì. Questo però spazia su un'ampiezza di gran lunga maggiore. Si parla di quest'uomo che, nauseato dall'ambiente di Favara, dove un funzionario di polizia che amava rivelarsi verso il fascismo, gli chiede, costringendolo quasi con la forza, di iscriversi al partito fascista. Lui era un uomo di buoni costumi, corretto, molto legato alla famiglia, a dei valori, e non, si rifiuta nettamente di iscriversi al partito. Lo fa imprigionare per due mesi nel carcere di Agrigento, credo, sì, mi pare di sì, e per sedizione. Viene assolto da un giudice molto benevolo, molto intelligente, dicendo che non c'era nessuna accusa da poter rivolgere. E l'esperienza lo traumatizzò. Anche perché i favaresi non furono solidali con lui. Addirittura. Cercò l'occasione, aveva degli amici in vari posti, veniva da una famiglia numerosissima di 10 figli,
Quando fu informato che a Varese era stato indetto un concorso per un responsabile di un ufficio, andò a farlo. Era già stato apprezzato anche a Favara. Beh, no, ti faccio una domanda così stringiamo un po' di tempo. Sì. Viene definito Calogero Marrone il Perlasca di Favara. Sì. Cioè Perlasca è un personaggio famosissimo della storia che si finse un non ambasciatore, un addetto consolare, sì, l'ambasciata sì. spagnola e salvò moltissimi ebrei. Allora, l'azione di Calogero Marrone, quale fu in favore degli ebrei? Non solo sì, di ebrei, ma anche di antifascisti. Antifascisti, diciamo. Tutti quelli che erano contro socialisti, il regime. E lui era molto vicino alla corrente di Giustizia e Libertà. Bene. E lì lui tu avanzò hai, in carriera. Hai casi da raccontare? Sì, di, ce ne sono due in particolare. Ecco, raccontiamo che c'era una famiglia di fascisti e socialista. Un cognome molto difficile, Brugnier, un secondo cognome che non dove si trovavano? A Varese. Che in cui desideravano allontanarsi perché avevano già subito diverse pressioni e lui li aiutò tantissimo. Ma in particolare mi ha colpito il caso di un'altra famiglia, Ruggi, un ingegnere. Sempre di Varese, che era vicepresidente di un'associazione sull'industria elettrica e così via, e che era ebreo, lui, la moglie ariana, di pura razza italiana, una razza speciale. E i figli ovviamente erano ebrei misti. Però il fascismo... Come si è articolato la vicenda? Sì. Il fascismo, c'era una legge che gli ebrei misti non erano soggetti a nessuna azione repressiva. Allora che è successo? L'unica strada rischiosissima era quella che il padre facesse una dichiarazione di essere ebreo lui e tutta la famiglia. Rischiava. Certo. Però faceva comodo per presentarla all'azione della polizia svizzera, che invece chiudeva benevolmente spesso gli occhi, soprattutto nei riguardi degli ebrei, mentre l'ebreo misto dice no, non dovrebbe essere perseguitato, e invece li perseguitava. Perché è stato allora mandato in campo di concentramento a Dachau? Perché si scoprirono tante cose poi alla fine. Lui fu un po' imprudente, all'indomani del 25 aprile, il 26 aprile, sì. con pochi altri, qualche decina di persone, andarono nella piazza Littorio, si affacciarono a un balcone che era un'associazione di economia e lavoro e parlarono due politici e poi lui chiese di parlare, fece una breve riflessione felice per la fine della guerra e di Mussolini che già le persecuzioni si stava per essere arrestato. Dopodiché era palese che aveva dei precedenti, chiamiamoli così, noi li chiamiamo meritori. Loro li chiamavano... Ma siamo dopo la guerra, il 26 aprile, già era finita. Il 25 luglio, il Gran Consiglio, sì. Allontanavo, certo. E c'è ancora il passaggio fino all'8 settembre, quando quindi viene arrestato di fatto, mandato quindi, al campo di concentramento però direttamente. Però chi comandava ormai ancora in Italia erano i tedeschi, e facevano il bello e il cattivo. E lo mandano a Dachau. Non subito, allora, prima nel carcere, prima nel carcere di San Dottò, mi ricordo il nome. Va bene. San Vittore dopo fu la seconda, prima ce ne fu una più breve, poi a San Vittore, poi a Bolzano, Rias, dove rimase un periodo più a lungo e da lì mandò, in queste fasi, finché fu in Italia, riuscì a mandare delle lettere alla famiglia, ma non tutte arrivarono, non tutte. Dopodiché da lì lui immaginava, le lettere sono veramente toccanti, perché... Cerca di tranquillizzare la famiglia quando lui tace sui
danni che sta subendo. Quando va a Dachau? Diciamo se a Dachau ci va nella... Se, dunque, 4 mesi prima che poi... Tu qua c'è scritto che muore assassinato a Dachau. No, no, assassinato è una scorrettezza per la verità, perché muore per gli effetti di maltrattamento e tutto il resto di... Persecuzione. Lui, ad esempio, in queste lettere chiedeva insistentemente l'invio di biancheria di lana per il freddo. Allora, ti volevo chiedere, allora, tu dici, è riconosciuto in questo momento nella storia ufficiale o è assente? Perché qua un eroe dimenticato. Questa è l'ultima risposta che ti consento. Sì, in effetti sembra dimenticato. Io stesso l'ho appreso solo quest'estate, grazie alla collega e amica. Però devo dire, già noi avevamo testimoniato questa storia, sì, anche qui a Punto Fermo. A Favara si era fatto qualcosa, ma per ora secondo me si è fatto poco per quello che ha fatto. Beh. Perché posso riassumere velocemente, credo che abbia fatto della lettura che ho fatto duplice, almeno tra i 100 e 200 persone abbia salvato. Bene, benissimo, grazie Guido, grazie a questa testimonianza che andrà in onda anche il giorno 27, c'è il filo, proprio per la giornata alla memoria. E andiamo alla conclusione perché il tempo è esaurito e voglio fare vedere intanto questo, c'è una iniziativa che è il 27 di gennaio, è spopolamento del sud e decrescita economica. Insomma, questo è proprio molto duro questo tema. Non è che possiamo affrontare temi, dobbiamo affrontare temi che socialmente parlando hanno una certa rilevanza e che ci investono tutti noi. Allora, ricordiamo che l'introduzione alla dottoressa Carola De Paoli è presidente dell'Andi, saluti di Giuseppe Di Maida che è il commissario del consorzio universitario, relatore il professore Delio Miotti di mediazione linguistica e culturale proprio della CUPA, professore Michele Sabatino, facoltà di scienze economiche, eccetera. Quindi questo è il giorno 27 gennaio in via Quartararo all'Università di Agrigento. Ultima battuta per te? Sì, volevo dire che mi sembra di assolutamente di un'attualità, tutti sentiamo questo problema, ne parliamo nei vari incontri anche con le altre associazioni, perché l'Ande interagisce con le varie associazioni, c'è un bel clima di collaborazione e in realtà, a parte il professore Michele Sabatino, professore di economia che è già più volte stimato e conosciuto nell'ambiente agrigentino, il professore Miotti è un dirigente dello SVIMEZ. Questo l'abbiamo già detto. E quindi porterà i dati appunto della relazione 2018-2019 e soffermandoci sulla 2019 proprio relativamente agli studi che sono stati fatti da questa associazione che studia per l'incremento del mezzogiorno proprio grazie per la tua presenza a Punto Fermo, grazie veramente, avremo modo poi di rincontrarci in altre occasioni e di approfondire. Ci saranno altre iniziative, un altro al mese di febbraio. Non abbiamo più il tempo, invece volevo chiedere una domanda particolare a Franco Zicco, un attento osservatore, quasi un sociologo. Queste associazioni culturali ce ne sono moltissime, i club di service, i consulti culturali, sono un segnale della crescita di un territorio o è solo un desiderio di solidarietà sociale anche per incontrarsi, confrontarsi più tra i soci che con la realtà sociale? Io credo che la crisi economica da un lato, 2006 in poi, ma soprattutto la modifica del modo di porsi delle strutture comunali amministrative nei confronti dei problemi della cultura e di chi ha bisogno, ha trasformato, la parola è forte, le associazioni che prima erano club, che prima erano momenti ludici, momenti di ritrovo, in soggetti attivi. E non a caso tutti quelli qui presenti ci siamo spesso visti convocati dal sindaco, dall'assessore Riolo, eccetera, per sostituirsi all'amministrazione nel fare qualcosa per il territorio. Addirittura per quindi è finito allora, il tempo dei club. Aspetta, allora sentiamo il professore Giovanni, il professore Giovanni Gelauer è stato anche sindaco, se non ricordo, di Real Monte. E dunque, guarda, i sindaci ricorrono alle associazioni per supplire l'assenza degli enti pubblici. Giovanni, tu sei qua allora, come è che si sindaco?
sindaco e come presidente di un club che fa un'attività di grande interesse sociale e di solidarietà nei confronti della società, soprattutto della scuola. Prego. L'attività. Anche perché tu sei stato per lungo tempo un professore a lungo corso pure tu, quindi docente, sindaco e presidente del club. Come docente sono già a riposo da qualche anno. Come sindaco sono a riposo da moltissimi anni. Quando ero sindaco io, sì, ci avvalevamo sicuramente della collaborazione dei club service e delle associazioni a supporto magari di un'azione politica che aveva bisogno di sensibilizzare il pubblico a cui era rivolta. Ma diciamo che non si ricorreva ai club service per avere proprio aiuto così come hai detto tu. Adesso ci poniamo come club service a disposizione, teniamo a disposizione delle autorità amministrative, politiche. A disposizione, collaborate, sì, no? A disposizione. A disposizione nel senso che noi siamo là per proporre iniziative, per collaborare, per sensibilizzare verso i problemi che... cioè dovrebbe essere lenta a disposizione dell'associazione, il rapporto dovrebbe essere ma rovesciato. Credo che il rapporto si sia rovesciato automaticamente. Quei tempi sono perché mentre prima le amministrazioni politiche disponevano di tante risorse per non dico facile ma quantomeno più semplice di quanto lo sia adesso intervenire nel territorio per la risoluzione di problemi. Adesso invece i tempi sono un pochettino cambiati, che le risorse economiche si fanno sempre più scarse, ecco, è importante che i club service intervengano quantomeno per affrontare i problemi per, assieme alle autorità politiche per suggerire soluzioni come, che possano... Tu come presidente dell'ANCIO Chiaramonte, che segno intendi lasciare della tua presidenza annuale, breve veramente, mentre la signora Carola è già al terzo e affronterà il quarto, il quinto e il sesto anno, ha tempo di realizzare molte cose, tu che segno vuoi lasciare? Vedi, non è semplice dire che segno che vuoi lasciare, perché il motto fondamentale dei Lions è quello di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, e in questo senso ci stiamo adoperando sicuramente, che poi ci possa essere un ambito specifico dove si può lasciare un segno importante, ecco, questo si vedrà magari lungo grazie. Il percorso. Concludiamo con il dottore Vitello, una domanda ancora capziosa questa volta. Se nei momenti un po' più felici e anche in quei più recenti l'ente pubblico è più portato a investire su manifestazioni globali di grande intrattenimento, di grande spettacolo, piuttosto che sostenere i club e associazioni che sono sempre dei piccoli nuclei, anche se guardano sempre i politici e gli amministratori con interesse ai club e a rapportarsi con le associazioni, i club service, che sono dei nuclei fondamentali della società. Tu hai vastissima esperienza, Carmelo, lo chiedo a te così perché so che sarai sereno e obiettivo nel giudizio. Le pubbliche amministrazioni oggi ritengo che siano incapestrate dai bilanci deficitari, per cui non hanno rispetto a questo problema, credo, idee di strafare. Spesso in tempi passati eravamo noi club a chiedere qualche contributo all'amministrazione per le iniziative. Oggi i rapporti, le domande e le richieste si sono invertite. Quando noi proponiamo qualche service, iniziativa. Qualche iniziativa, li vediamo in difficoltà perché non hanno manco le risorse di darci un posto dove poter fare queste iniziative. Ci sono però, gli spazi ci sono. Favara, però, il castello. Bene, però queste iniziative diciamo che ce li gestiamo più. Un particolare che mi sta particolarmente a cuore, il castello di Siculiana, che è un castello diciamo di villeggiatura, in una stanza della palazzina più recente, davanti al porto, alla porta vi è scritto qui soggiornò Tomasi e la Medusa nel 1955. È una cosa curiosa che non viene ricordata sufficientemente. Scusami Carmelo, vai avanti.
Riguardo alla, così, all'idea di cui si parlava sulla presenza, diciamo, della politica oggi, nella società di oggi, noi vediamo che c'è intanto una, uno scompaginamento dell'organizzazione dei partiti rispetto ai tempi passati. Oggi non ci sono più le segreterie politiche, i partiti non ci sono più le ideologie. Le ideologie, quindi diciamo che hanno preso il sopravvento i movimenti come il Lions, per esempio, il Lions Club, di cui io oggi rappresento un pochino l'organizzazione, è un club service che ha più di 100 anni, ha festeggiato i 100 anni qualche anno fa, perché è nato nel 1917 in America e si è poi diffuso in tutto il mondo, dove presente in quasi 200 nazioni. E quindi continueremo questa conversazione, appena tu sarai nominato governatore dei Lions. Bene, chiudiamo, vuoi concludere, Carmelo? Sì, concludo dicendo che credo in questo momento le associazioni di servizio come il Lions, il Kibanis o altre, o l'Ande, come certo, quello che rappresenta il Rotary, il Rotary, Rotanti, eccetera, Empire, oggi anche sono quelli che nel territorio danno qualche risposta rispetto alle esigenze di occupazione, a modalità di sviluppo economico, a preservare la salute dei cittadini, che anche in quel settore c'è qualche carenza. Allora, strutturale. Facciamo così. Concludiamo con un applauso, poi inviteremo l'ingegnere Barone e il professore Pancucci qui per la foto di rito. Ringrazio, intanto un applauso conclusivo. Ringrazio Carola De Paoli, Franco Zicher, Giovanni Gelauro, Carmelo Vitello, Maria Grazia Castellana. Grazie ai nostri tecnici per il sacrificio fatto, poiché siamo in una situazione di piccola emergenza ristrutturale, diciamo, del nostro studio, Filippo, Paolo e Giacomo, che ci seguono sempre con tanta passione e tanto affetto. Applauso conclusivo, e allora possiamo andare senz'altro con la sigla